sono tutti dei musicisti incredibili, avrete modo di valutarlo voi stessi. E la cosa importante è che ognuno di voi viva questo viaggio nel modo più personale e intimo possibile, lasciatevi proprio andare a tutto quello che sentite. Le canzoni le ho scritte pensando alla mia vita, ma le ho scritte anche in modo tale che fossero per chiunque. Quindi riempite pure le canzoni dei vostri contorni, definiteli mentre andiamo avanti. Io vi auguro una buona serata e da qui insomma vi racconterò un po' che cos'è questo disco. Mi persi tra tutte le parole che avevo detto e quelle che dovevo ancora dire. Mi persi nei miei diari pieni di pensieri, quelli che non raccontavo a nessuno, e tra tutti i baci che dovevo ancora dare senza sapere di doverli dare. Mi persi nella vita, così, a un certo punto. E quando ti perdi, abbassate tutti i consigli e i semafori rossi e tutto quello che ti dicono che dovresti fare, anche se tu in fondo non sai se davvero vuoi farlo. Ti ritrovi ad un punto perso e quando ti perdi non la vedi la strada, anche con le segnaletiche, anche se quelle segnaletiche te le mettono gli altri, ti dicono: ma quello non si fa, forse non dovresti farlo, forse è meglio di no. Però qualcosa dentro, a un certo punto, dentro di te, te lo dice quello che devi fare. E dice: la strada non la vedi, ma non la vedi solo perché tutte le direzioni sono in realtà possibili, proprio tutte, anche quelle che ti dicono che non devi percorrere. E allora a un certo punto capisci che forse è stato buono perdersi, forse dovevi perderti, ma solo per ritrovarti. Forse dovevi piangere, ma solo per crescere. A volte, forse, dobbiamo prima morire per rinascere. Allora, questa sera presentiamo Contorni, che è il mio disco d'esordio. Contorni è un viaggio nella vita, tappe della vita che si susseguono, ed è un viaggio dalla nascita alla rinascita. Le canzoni sono disposte non in modo casuale, ma appunto legate alla vita e al ritrovarsi. E questa sera con me ci sono Marcello Zappatore, che ha arrangiato il disco, e Stefano Pellizzari alla batteria, Giampaolo Saracino al violino, Stefano Rielli al basso, Claudia Fiore al violoncello e Angela Cosi all'arpa. Io suonerò il pianoforte, le canzoni sono tutte inedite e niente, mi auguro che la serata insomma sia di gradimento per tutti. Oh,
particolare in questo disco che ho tenuto insomma a mettere in evidenza, cioè che ogni strumento ha un valore e gli archi rappresentano le emozioni e i cambi d'umore. Quindi man mano che andremo avanti vi spiegherò anche tutti gli altri strumenti, però tenete bene a mente ogni pezzo di questa storia, un po' come se fossero degli illustri raccontatori di storie di vita. La prossima, anzi vi devo dire prima prologo perché vedo che ve lo spiego. Vi vedo tutti un po' silenziosi, mi sentite bene fino in fondo, anche fuori? Benissimo, fantastico. Il prologo, come avete sentito, è un brano molto toccante, non a parole perché volevo appunto che il disco si aprisse con un significato personale per chiunque ascolta Contorni. Potete intenderlo come un pianto, come uno sfogo, anche come un pianto di felicità, ognuno ci mette qui dentro quello che desidera. In particolare per me era un momento di smarrimento, perché la storia comincia così. Proseguiamo con un brano che si chiama Tic Tac. Tic Tac come Tic Tac fa l'orologio, è appunto quello che dice la canzone. E l'ho scritto in un momento della mia vita in cui non dormivo tantissimo, quel periodo di vita in cui i pensieri sono un po' tanti. E quanto è così, il silenzio di notte diventa tangibile, prende quasi forma e un suono. E in questo contesto, appunto, il suono è quello del ticchettio di un orologio. Consiglio dove ascoltare, sì.
una volta che uno si perde, si incazza, ritrova un po' di pace. A un certo punto dice: fermi tutti, ma dove finisco io e dove iniziano gli altri? E quindi è come fare un po' i conti tra quello che ci vogliamo tenere, tra le cose che sono andate via, non ci servono, le dobbiamo lasciare andare, definendo noi stessi e quindi definendo i nostri contorni, come se ci fosse una matita immaginaria, e decidiamo noi cosa tenere dentro e cosa tenere fuori. È un processo, dicevamo prima, si va avanti, è la vita. Contorni è il pezzo che forse più definisce questo disco, ma definisce me, perché appunto sono i miei contorni. E mi auguro che ognuno di voi, ascoltando questo pezzo, possa fare le sue somme, i suoi conti, possa tracciare con una linea immaginaria il proprio sé. In questo pezzo il violino l'ho scritto io, uno degli arrangiamenti in cui ho fatto anche questo con l'aiuto di Marcello, naturalmente. Marcello ha fatto tutti gli arrangiamenti di questo disco, quindi io vi chiedo un applauso. A sto giro ti tocca l'arrangiamento mio, Giampaolo. Contorni. Cosa di